La giornata di oggi è una giornata veramente particolare, perché cercheremo di farvi fare un viaggio musicale davvero interessante, italiano, internazionale, soprattutto un viaggio attraverso più generi. Abbiamo tre personaggi realmente molto speciali, tre donne che ci fa enorme piacere avere qui con noi e che adesso andrò a presentare insieme a una persona che intanto introduco, che è Betty Senatore di Radio Capital. Femminile, e questo ci rende ancora più contente, e quindi preparatevi a fare questo viaggio nelle emozioni e anche un buon viaggio nel tempo, sicuramente. Assolutamente, e anche tra stili diversi, perché cominceremo con un'interprete fantastica di musica classica, poi rimarremo sempre in Italia con, come dire, un pop melodico italiano, come possiamo chiamarlo? Della musica indie indipendente, che però ormai è diventata conosciuta a tutti, chi ha letto il programma forse lo sa. Forse sì, adesso però ci siamo che ci piace ancora un pochino, e poi passiamo all'estero facendo un viaggio che lega due città particolari come Bristol e Nashville con la nostra ultima protagonista, la nostra ultima ospite. Direi che però forse possiamo cominciare ordinatamente dalla prima, magari. Dalla prima, che è anche un ambasciatore europeo della cultura, quindi questo ci rende ancora più orgogliosi di ospitare una bravissima pianista italiana che si chiama Gloria Campanello. Comincerete a conoscerla, magari molti di voi a conoscerla, altri a apprezzarla ancora di più perché la conoscono, ha una vita di una persona di molti più anni, ha vissuto delle esperienze pazzesche, tutte in nome della musica, devo dire questo, perché tu hai cominciato a suonare, come succede molto spesso nella tradizione pianistica, che avevi 3 anni, sì, davanti ai pupazzi. È vero. Anzi, ho ricevuto un piccolo pianoforte giocattolo al compleanno dei 2 anni, quindi io neanche lo ricordo tanto, però è un racconto che mi fa mamma. E niente, lei diceva che io invece di smontarlo, mangiarlo, fare qualunque azione, avrebbe fatto qualunque bambino, un bambino infante, e creavo proprio un piccolo teatrino, mettevo tutte le bambole, le Barbie nei divani, abbassavo le luci, insomma, e creavo un piccolo concertino. E anche lei ancora oggi dice, non so dove tu l'abbia visto, perché non è che si vedeva tanto, insomma, grandi concerti in televisione, non mi ero mai visti. Per cui è stata così una piccola... Ma sono quelle cose che vengono spontaneamente da dentro te, no? Scopri naturalmente una passione che poi è diventata un lavoro. Dicevo a qualcuno, trova la tua passione e non lavorerai mai un giorno della tua vita. E così sta succedendo a Gloria. Vero. Da dove vieni? Io sono nata a Jesolo, quindi sono veneta, e è veramente una passione. Credo che la mia missione sia proprio quella di, attraverso il messaggio musicale, attraverso una ricerca musicale, nel mio caso nella letteratura pianistica, perché questo è poi lo strumento che è. Non è il mio strumento preferito in realtà. Ah no? No, come? Perché io avrei voluto suonare il violino. Come dice? Sì, no, a me piace moltissimo, e comunque devo dire, i pianisti sono fortunati perché possono suonare con tutti, compresi i violinisti, quindi il pianista suona talmente tante note che fa l'orchestra per tutti, quindi questo è una grossa, è un grosso privilegio, però non è esattamente il mio strumento preferito, però è lo strumento veramente raggiunge tutti, si può fare tutto col pianoforte, anche se è un po' difficile da trasportare, ecco, sì, magari, però proprio credo che la mia missione sia questa, di divulgare un messaggio attraverso un codice universale. Tu però sei una donna di tanti,
passioni, perché ci siamo un po' studiati il tuo caso. Wow. In realtà, a meno che i giornalisti non abbiano scritto sciocchezze, cose le fanno spesso, però io ho letto che tu hai tra le tue passioni anche quelle della biologia molecolare. Ah, è vero, qualcuno l'ha scritto. Sì, è vero, questa era la mia passione quando studiavo al liceo. Ero appassionatissima, volevo fare la ricercatrice genetica, volevo assolutamente, dicevo sempre, mamma, guarda, io lo scoprirò, vedrai, mi metto lì. In realtà io ho un'enorme paura del, diciamo, del sangue e di tutto quello che riguarda il nostro sistema cardiovascolare. Quindi mio padre mi prendeva sempre in giro e diceva, sì, tu non penso proprio che fare questa chimica, perché appena vedi un camice, cioè, per me anche andare in ospedale per un semplice check-up un po' mi spaventa. Quindi è una passione che poi ho in qualche modo un po' pensato. Poi ho fatto parte di una band che si occupava di scarpe. Sì, sì, è vero. No, poi io ho fatto diverse cose. Ho fatto diverse cose perché ho sempre voluto sperimentare. Quando ero al liceo, avevo innamorata e il mio, diciamo, fidanzatino era il leader di questa band e quindi io ovviamente preferivo fare le prove con loro rispetto a qualunque altra cosa, studiare il codice proprio temperato piuttosto che, insomma, fare i compiti. Ovvio che quello per me veniva prima di tutto, ed ero l'unica musicista, quindi dovevo fare gli arrangiamenti per tutti, poi non avevamo i soldi per, non avevamo abbastanza budget per avere tutte le, tutti gli strumenti. Per la musica scalza avevo un sacco di ottoni, avevo un sacco di fiati, li facevo tutti io con la doppia tastiera e quindi ho avuto un bel po' da fare. L'hanno messa come quelli che nei falò sulla spiaggia suonano la chitarra mentre tutti gli altri si stanno intrattenendo. Esatto. Questo era il lavoro alla fine. Si divertivano, io doppia voce, coretti, doppia tastiera, insomma. Però Gloria ha anche un bellissimo fisico che ha temperato, perché tu hai fatto ginnastica, cioè anche ad alti livelli. Ho fatto tanti anni di ginnastica artistica. Vedi? Che serve? Serve per stare sul palco. E non lo dico a caso, perché tu fai dei workshop intensivi che io trovo utilissimi per i musicisti, per i pianisti che già magari hanno deciso che vorrebbero farlo di mestiere. Però, come dire, gli mancano quelle skills, quelle qualcosa in più che ti può insegnare una persona che già lo fa da un po'. Mi sono inventata questi workshop di creatività proprio rivolti ai giovani. In realtà sono rivolti a chiunque debba fare un cammino che lo porta ad affrontare uno stress psicofisico, quindi una performance piuttosto che un esame, piuttosto che uno speech. Quindi in realtà sono dei consigli che possono andare benissimo anche per gli attori, dei danzatori, i registi, chiunque debba, come dire, andare sul palco. Solo che io non avendo le conoscenze specifiche di questi settori, mi sono concentrata nella musica e così cerco di offrire quello che piano piano ho imparato negli anni, quello che anche a me è mancato, perché ho avuto dei maestri veramente bravissimi. Diciamo in alcuni, perché lei ha studiato in tutto il mondo, sì, in Germania, in Russia. Sì. No, ho avuto la fortuna di avere veramente dei maestri bravissimi, non vorrei dimenticare nessuno, ma insomma esponenti delle scuole più importanti, sia italiane, un allievo di Benedetto Michelangelis, oppure grandi professori in Russia, in Germania, insomma ho studiato negli Stati Uniti. Sono stata molto privilegiata ad aver incontrato questi grandi artisti, però almeno nel mio caso, e secondo me anche in altri casi dei miei colleghi, spesso c'è così tanto da insegnare quando si deve imparare a suonare uno strumento, è così tanta concentrazione, così tanto sacrificio, che il maestro tende giustamente ad insegnarti quanto mai, quanto più possibile, gli aspetti tecnici. Il solfeggio, di cui parlavamo prima. Il solfeggio, certo, ma poi anche, insomma, tutto, anche a livello proprio di perfezionamento musicale, ovviamente si sofferma su tutti quei dettagli che servono a migliorare l'esecuzione. Ma chi però vuole fare un cammino, cioè chi sogna o comunque intraprende un'attività di concertista, solista, e quindi è sempre da solo, non solo a viaggiare, ma è da solo sul palco, è da solo ad affrontare ogni cosa, quello è veramente difficile, perché poi non c'è nessuno con te quando stai backstage. Anche Gloria, una cosa che io vorrei chiedere, il tuo album si chiama Home, quindi casa. Ma per te casa che cos'è? Qual è la tua casa? Esatto, questo è il motivo per cui ho dato questo titolo a quest'album, perché qualcuno mi ha chiesto, ma è dedicato a Schumann, che è il tuo compositore preferito, però è tedesco, home, in effetti. No,
Allora, in un certo senso una dedica alla mia città natale, insomma a Venezia, e quindi al teatro che ho visitato da bambina, i luoghi della mia, di dove sono nata. Però a livello più sottile e più profondamente è un monito sia per me stessa che anche per chi lo ascolta, per chi ha una vita come la mia che deve fare i conti con la differenza tra essere a casa e sentirsi a casa. Chi deve fare questi conti, io auguro che l'ascolto di questo disco possa portare questa emozione, cioè di sentirsi in un luogo confortevole, familiare, buono, sicuro, che è quello che poi io cerco quando viaggio, mi porto con me delle cose che riconosco, magari un incenso o una candela, così quando ritorno in quella stanza d'albergo che è sempre diversa, almeno c'è qualche dettaglio, c'è qualcosa che mi ricorda qualcosa di familiare, se no è dura, immagino. A proposito di familiarità, abbiamo un pubblico variegato, non credo che sia tutto di esperti. Perché non provi a farli entrare nel mondo di questa sonata che tu hai inciso? Cioè, raccontagliela come se fosse una favola, come se fosse una storia. Certo, allora, intanto buonasera a tutti. Vi racconto volentieri, questo album mi è molto vicino perché rappresenta un po' anche la mia favola, quindi per me è facile raccontarvelo perché è proprio la favola della mia vita, sono stati dei sogni che ho potuto realizzare. Ho registrato il mio concerto preferito, quindi il concerto per pianoforte e orchestra che amo di più, del mio compositore preferito, Robert Schumann, con l'orchestra della Fenice di Venezia, quindi insomma un coronamento di un sogno in tutti i sensi, un grandissimo teatro per tutta la mia famiglia, i miei amici, i miei cari, è stato un concerto meraviglioso che ricordo con tantissima gioia e quindi sono grata che ci sia stata l'occasione di poterlo suggellare in un disco che rimane anche per gli altri, però diciamo è la celebrazione di un live che è stato molto importante per la mia vita. E ciò ha costato delle piccole miniature, sempre di Robert Schumann, un ciclo pianistico che si chiamano Le scene infantili, non so se le conoscete, questo meraviglioso ciclo è fatto di piccolissimi gioielli musicali che sono la prima testimonianza di questo tipo, cioè è la prima testimonianza della letteratura musicale di un pezzo dedicato all'infanzia. Robert Schumann, che aveva tantissimi figli, ma non li aveva ancora avuti quando ha scritto questo pezzo, cosa molto interessante, ha dedicato queste miniature ai bambini e all'universo dei bambini. E io quindi, siccome sono stati i pezzi che ho studiato, i primi brani che ho studiato di questo compositore, me li sono portati negli anni della vita sempre con me, ho voluto aggiungerle a questo lavoro discografico di cui sono molto felice, e quindi raccontano un po' anche la mia storia, e credo che questo sia stato era una mia voglia anche di riflettere su quanti bambini appunto vedano il mondo con gli occhi del cuore, quindi nel mio disco insomma parlo anche di questo, ho scritto io il libretto, quindi ho raccontato un po' i motivi che mi hanno portato a fare questa registrazione, e cito anche il mio libro preferito che è Piccolo Principe, che anche lì si parla appunto che l'essenziale non è visibile agli occhi perché si sente direttamente dal cuore, e secondo me i bambini ce l'hanno questa capacità, poi crescendo un po' perdiamo questo sguardo innocente perché siamo travolti e siamo in qualche modo schiacciati da tutto quello che ci circonda, ma bisogna ricordarsi quelle sensazioni di quando si è piccoli. Però credo sia anche importante che la musica classica, che è una parola che alle volte un po' spaventa, no? Continua a essere anche perché io ho sempre legato musica classica a persone anche di una certa età, poi in realtà ci sono figure come la tua e tante pianiste e pianisti molto giovani, quindi non è un mondo, tra virgolette, concedetemi questo termine, vecchio, ma anzi è un mondo che va verso il futuro. Non ci dobbiamo dimenticare che la musica classica deve essere continuamente tramandata e fatta ascoltare per non dimenticarla. Certo, io non credo assolutamente che mi fanno continuamente interviste appunto in cui si dice beh, è una musica che ormai non ci sarà più, è solo dedicata all'elite, ormai deve essere svecchiata, però ci sono. È vero, cioè, è vero che diciamo si chiama musica colta, sembra, però in realtà vi assicuro, è un messaggio musicale così forte
che se viene, cioè l'importante è che l'artista abbia qualcosa da dire, che quindi attraverso queste composizioni, attraverso queste partiture che hanno moltissimi anni, vivono ancora ad oggi, c'è un motivo, sono ancora vive e vivono grazie a chi le suona. E quindi è anche, non è solo il messaggio del compositore, è anche il messaggio dell'interprete che le sta portando al giorno d'oggi. Io ho suonato queste musiche in tutto il mondo, ho suonato musiche di Schumann per, veramente per bambini nelle favela, se si può, quello raccontiamo. No, sì. Però ho avuto delle esperienze veramente che per me non mi dimenticherò mai. Questi ovviamente hanno tutta un'altra cultura, provengono da un altro mondo, hanno altre culture musicali, addirittura altre scale, per cui non sono per niente abituati a sentire la musica occidentale, eppure è il messaggio da cuore a cuore, secondo me, che cambia tutto. Allora, siccome effettivamente non ho detto a caso che lei ha 33 anni, è un corpo di una 33enne con un animo di una persona che ha vissuto, ma io direi di sedersi, così ti mettiamo più un metro di là, e così raccontiamo un po', ok, anche i viaggi che ha fatto. No, ci sediamo sul divano, che dici Valeria? E io lo so, dove ti pare? Ti vuoi sentire? Sì, solo. No. Forse sul divano sei scosta. Mi metto qua. Brava, così ti vediamo anche. Perfetto. Vediamo qualunque divario per favore. Allora, perché lei ha suonato nei luoghi più prestigiosi della musica classica, la Carnegie Hall. Hai suonato a Salisburgo, sì. Tutto il mondo, la Fenice di Venezia, l'hai citata, però l'emozione più grande è stata in Myanmar, perché c'è stata una storia anche molto bella che secondo me bisogna raccontare. Certo, è vero. È vero. Quella è una di queste esperienze che mi hanno molto cambiato la vita, certamente. Io quando posso cerco di portare la musica nei luoghi dove c'è bisogno, dove c'è bisogno veramente di tutto, quindi non è che, non credo che la musica possa in qualche modo salvare o sfamare, ci mancherebbe, però credo che possa nutrire l'animo ad un livello superiore, quindi porto un nutrimento che altre, diciamo, altre risorse non possono dare, e quindi io lo vivo, l'ho vissuto, lo vedo negli occhi della gente che è con me, e per me, questo veramente ha cambiato la vita. In Myanmar è stata una di queste esperienze, nel senso che sono andata lì insieme a un'associazione benefica, una delle tante con cui collaboro, si chiama Link4Aid, ed abbiamo fatto un grosso concerto di beneficenza per aiutare la comunità birmana. Però è successa una cosa magica, perché io ho anche tenuto una piccola masterclass in una piccolissima scuola di musica a Yangon, e non so come un ragazzino che viveva nel nord del paese, che quindi ha preso poi un autobus per quasi un giorno e mezzo, comunque ha fatto forse 25 ore di autobus per arrivare alla capitale di Yangon, ha saputo che io ero in città, sapeva che avrei fatto questo corso, è riuscito ad entrare in questa scuola, anche non so come, a sedersi ed ascoltare, perché gli avevano detto non puoi partecipare, non fai parte di, lo sei, insomma, non sei uno di questi, degli allievi della scuola. E questo Kevin è rimasto lì, ha aspettato che finisse, ha aspettato che ci fosse un momento di pausa, è andato al pianoforte, ha suonato un meraviglioso prelude di Chopin, e io l'ho sentito, e ho sentito proprio un'anima, e ho capito che questo bambino aveva imparato tutto da solo, perché ovviamente lì, a parte non ci sono scuole di musica, ma non arriva neanche internet, non so in quale modo lui è riuscito a imparare. A trovare il pianoforte. Sì, esatto, una tastiera, cioè in qualche modo. E lui è così appassionato che poi, insomma, siamo rimasti in contatto, questa associazione l'ha aiutato a venire in Italia, è venuto a studiare con me per qualche anno e adesso, miracolo, ha vinto una borsa di studio, vive negli Stati Uniti, è diventato un pianista. Ed è felicissimo, suona con l'orchestra, cioè gli è completamente cambiata la vita, il suo sogno poi è quello di tornare nel suo paese vittorioso, non certamente di vittoria, intendo di un apprendimento che negli anni sta avendo, e quindi di portare quello che manca lì e forse fondare una vera scuola. Quindi questo è il suo sogno, sta finendo gli studi adesso proprio per portarsi questo bagaglio culturale e fare del bene al suo paese. Io
Si sente una benefattrice quasi, una donatrice di... Lui ti scrive continuamente dicendo come se fossi stata suo angelo custode. Io, per me, ogni volta che vedo una lettera di Kevin veramente mi emoziono, perché mi rendo conto di questa magia che è successa. Infatti Gloria, tu hai detto una volta che per essere un bravo pianista ci vuole senz'altro la tecnica, ma serve anche avere un animo buono. Mamma mia, avete proprio studiato le mente. Possiamo dare un esame. Wow. Sì, se l'ho detto, no, certo, l'ho detto e ci credo molto. Nel senso, il talento credo sia qualcosa, cioè tutti abbiamo un talento in qualcosa, nel senso poi la fortuna sta a vederlo, scoprirlo prima o dopo. Quindi secondo me il talento è una cosa data così dall'universo, da Dio, da... arriva questo dono. E bisogna essere grati ogni giorno, però è come se fosse il prestito, comunque come se fosse così, una cosa di cui uno non si deve tanto conto. Quindi secondo me la vera azione quotidiana, oltre alla gratitudine, è innaffiare questo, come se si innaffiasse una piantina, cioè innaffiarla ogni giorno, sentendosi privilegiati ovviamente, ma con il lavoro, con la tecnica, con il sacrificio, quindi cercare di capire, ok, io sono brava a fare questo, cerco di farlo sempre meglio, per me stessa prima di tutto, per fare del mio meglio, quindi la tecnica è quello che poi sono i tools, cioè sono i mezzi con cui uno si avvicina a un qualche obiettivo, però credo che avere un animo buono è poi quello che fa la differenza, cioè è la vibrazione con cui vibriamo. La musica, anche quella è vibrazione, quindi il suono è energia creativa pura. A quel punto, secondo me, arriva tutto, arriva il messaggio in questo modo, per cui ci devono essere queste due cose. Allora, siccome c'è una certa curiosità dopo aver parlato tanto di piano e soprattutto del tuo amato Schumann e dell'album Home che tu hai inciso, io direi di sentire, certo, a questo punto Gloria, certo, che ci suona. Mi racconto. Ecco, raccontaci cosa andremo ad ascoltare. Esatto. Vi faccio sentire qualcosa dal mio album. Purtroppo non posso farvi sentire la parte del concerto perché ovviamente manca l'orchestra. Quindi vi suono tre di queste piccole miniature dalle scene infantili. In particolare comincio da quella che preferisco, che voi tutti riconoscerete, si chiama Il Sogno, e poi continuo con i due che seguono, quindi Vicino al Cammino e Il Cavallo ad Odola. Queste tre miniature sono meravigliose perché sentirete proprio un momento dedicato all'universo onirico, dove tutto si dilata e il tempo stesso, come quando dormiamo, non sappiamo se è passato un secondo o 10 minuti o un'ora, è proprio, si dilata il tempo anche musicale, almeno questa è la scelta che ho fatto, la mia scelta interpretativa. Subito dopo un momento familiare attorno a un focolare domestico, e finirò con Il Cavallo ad Odolo, che è un brano che suono sempre i bambini, perché poi chiedo a loro di indovinare qual è il gioco e tutti ne dicono tutti i colori, finché poi dicono ah sì, è un cavallo ad Odolo, e li indovinano sempre, quindi è molto facile. Va bene, allora sentiamo, ti prendo il microfono, poi dopo continuiamo la chiacchierata a conoscere ancora meglio Gloria Campanè, che suona tre piccoli brani Schumann. Un applauso. Magliette, borse appese alle braccia, proprio questa è la scuola russa, ragazzi, ah, però evviva. Però quindi questo ho cercato di migliorarlo, ma quando ero piccola non sapevo, cioè suonavo e cominciavo a girare vorticosamente. Mia nonna ha chiamato un padre, cioè niente, continuava a dire Marina, ma richiamava mia mamma e diceva Marina guarda, io cioè secondo me la bambina si esci da questo corpo, esatto, quindi poi non si è successo nulla, insomma c'è stato questo momento buffo della mia infanzia in cui, perché io veramente vado in un'altra dimensione. Però questo dimostra che si suona con tutto il corpo, tornando al discorso della ginnastica, della presenza, del sentire, no? Certo, ma io in questi workshop di cui parlavo non è solo un aiuto, perché poi ci siamo interrotti, ma ovviamente in che modo si aiuta poi qualcuno ad avvicinarsi all'atteggiamento di performance?
creando un tutt'uno con la mente, col corpo, con l'animo, col pensiero, cioè tutto deve essere unito. Quindi utilizzo anche degli esercizi di yoga che appunto sono, vuol dire unione, corpo, mente, spirito, cioè è proprio un'unione, quindi esercizi di respirazione che banalmente fanno anche moltissimi sportivi, cioè sono degli esercizi per abbassare il battito cardiaco e soprattutto tanti altri esercizi per renderci conto che tutto il nostro corpo è il tools, cioè la famosa tecnica non può essere solo digitale, tutto è coinvolto in una performance musicale piuttosto che artistica, tutto, e in qualche modo per i pianisti non lo so, le corde sono il prolungamento del braccio, bisogna sempre pensare che scorre l'acqua come se scendesse una goccia d'acqua lungo tutto il braccio e continuasse, quindi non si devono creare ostacoli, con un moto fluido, ondoso e vibratorio. Quindi è importante questa consapevolezza, perché spesso uno non si rende conto, va, corre sul palco oppure non vede l'ora di arrivare allo strumento e non sa, cioè quello che lo separa a quella fonte sonora, non sa bene cosa fare di se stesso, invece è tutta una preparazione importante a quel momento. Questo è molto interessante perché i pianisti vengono sempre identificati con le loro mani, le bellissime mani dei pianisti oggettivamente, però non è solo quello in realtà, no? È tutta una fisicità, certo, che entra nel momento in cui tu suoni. Certo, è tutta, poi se pensiamo, cioè bisogna fare continuamente esercizio fisico, bisogna fare continuamente stretching, io dico ai miei allievi ogni 90 minuti di fermarsi, fare degli esercizi, anche banalmente al pianoforte, ci sono già degli esercizi che si possono fare utilizzando lo strumento, utilizzando la stanza in cui stai studiando. Sì. Il pilates sono più forte. Sì, puoi fare già delle cose, soprattutto ci sono dei piccoli esercizi di stretching per le mani, per le braccia che sono necessari, perché comunque sono performance di grande forza, sono come degli esercizi fisici, cioè se pensiamo, non so, un pianista che deve sovrastare un'intera orchestra filarmonica, un'orchestra sinfonica, è un'enorme quantità di suono e di forza fisica, proprio una performance atletica. Non succede sempre, però ci sono anche questi momenti e uno deve essere pronto ad affrontarli con tutto se stesso, quindi aver pensato prima, essersi concentrato, aver trovato il proprio equilibrio. Io non è che l'ho trovato, però ci provo, e quantomeno noi lo percepiamo l'equilibrio. Io ci provo, e quantomeno mi sono resa conto che è importante cercarlo prima possibile, e questo è l'unico motivo per cui quando ho tempo offro questi workshop ai ragazzi, perché prima lo cerchi e forse prima lo trovi. Certo, deve cominciare presto, esatto, se non fare poi i famosi errori che ti porti dietro, no? Ci dicevano gli insegnanti, correggi subito, se non te lo porti per tutto. No, per cui per esempio io faccio fare ai ragazzi anche delle cose simpaticissime, per esempio mirrors, cioè fanno uno lo specchio dell'altro, e persone che non si conoscono, e per qualche minuto uno è lo specchio di un altro e si vedono tutti, e poi si discute dopo ogni esercizio, se ne parla, e quindi automaticamente scoprono già tutta una serie di piccoli difetti. Ah, ma non sapevo che mi tocco continuamente, ah, non sapevo che faccio continuamente così, e quindi sono piccoli accorgimenti che poi secondo me dopo una giornata così ci si fanno tante più domande, quindi si chiama C-sharp come il doliesis, ma anche C-sharp questo workshop, che significa anche, cioè, metti a fuoco o guarda da un altro punto di vista o guarda oltre, perché alla fine questa è la creatività, anche cercare un altro punto di vista da cui vedere il mondo, sempre lo stesso mondo, ma cercare un'altra prospettiva. C'entra anche tanto, forse anche il silenzio, no? Bisogna lavorare anche sul silenzio per costruire un suono. Certo, assolutamente, bravo. Il silenzio è da dove comincia un suono e dove finisce, e quindi è proprio, cioè il silenzio è anche il momento creativo, secondo me, da cui è quella concentrazione anche spirituale, da cui qualcosa può nascere, un'idea, un momento di silenzio, di calma o anche di quiete, da lì può nascere qualcosa. E lo stesso la musica, se non avessi le pause non esisterebbe, perché lì vive e lì prende vita. Tra l'altro è importante, devo dire, Valeria, quando l'ho chiamato ho detto ok, allora Gloria vive negli alberghi, negli aeroporti, suona ovunque, ma a casa tua dove voti
perché visto che domenica votiamo. Purtroppo io ho un concerto in Svizzera, quindi. Ah, non votiamo, vabbè, non importa. Però tu hai una casa in una foresta. Sì, 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 esatto, ma è una novità della mia vita. Posso andare a vivere vicino alla natura, che devo dire per un artista e per chi ha bisogno di concentrarsi per tante ore e anche avere poche distrazioni e comunque prendere dalla natura, dal sole, dalla luce del giorno un sacco di energia vitale. Per me è veramente un sogno questa possibilità, quindi mi trasferirò qua vicino. Eh sì, e visti che silenzio, suoni della natura. Esatto. Anche. Però ho studiato un po' pianoforte e mi ricordo che il mio maestro mi diceva: ricordati che questo è uno strumento a percussione. Pianoforte è uno strumento a percussione. È uno strumento a percussione, sì. Però ha anche delle corde. Quindi come lo definiamo? È di fatto uno strumento a percussione perché le corde vengono percosse, ma io cerco sempre di immaginarlo in due modi, cioè di immaginare che questa percussione in realtà poi continua nel prolungamento della corda e quindi di fatto è anche proprio un suono che non parte dalla tastiera come magari i pianisti possono pensare a tutto quello che sto facendo dalla tastiera. No, la tastiera è semplicemente una facciata, una cosa meccanica che permette a tutta una serie di martelletti e di leve di produrre il suono. Il suono, come tutti sapete, viene prodotto nel centro della cassa armonica, quindi il suono si produce dentro la cosiddetta pancia o insomma la cassa armonica del piano. E secondo me questa è un'altra cosa molto importante da ricordare, perché suonando noi pensiamo, no? Testa bassa, pensiamo che stiamo facendo tutto lì, questo enorme lavoro digitale che è anche molto faticoso, ma il suono bisogna ascoltarlo più in là e bisogna ascoltare quando finisce prima di fare un altro. Invece siamo molta fretta, no? Ovviamente, perché c'è veramente tanto da fare, insomma, è veramente uno strumento molto complicato, difficile, è molto difficile suonare bene piano, come tanti altri strumenti, però insomma non tutti sono così complicati. Però ricordarsi da dove arriva il suono. Però ecco, mi ricollego agli strumenti a percussione, perché tu, Gloria, hai avuto la fortuna di conoscere un artista sardo, no? Sì. Che è Pinuccio Sciola, ha ideato queste piante sonore. Io ho visto dei video su YouTube, andateli a cercare, ragazzi, è molto pazzesco. Sono impressionata da quanto voi sappiate della mia vita. È stato un piacere, vero Valeria? Cioè, talmente tante cose ha vissuto. Ci siamo immerse con il video. Sì, grazie. Questo è un progetto meraviglioso e sono grata alla vita di aver potuto fare questo incontro, perché purtroppo questo grande scultore non c'è più e io, come altri, ma io ho avuto veramente il privilegio di conoscerlo, di vivere nella sua casa e di imparare da lui a suonare queste pietre sonore, cosiddette, perché tu hai detto giustamente percussione, ma in realtà lui ha sempre detto: vorrei ricordare a tutti che la pietra vive e anche se apparentemente è inanimata, inorganica ovviamente, non va urtata, non va percossa, va semplicemente accarezzata. E io vi giuro, se poi siete curiosi, potete guardare su YouTube Pinuccio Sciola o anche cercare delle performance in cui anche io ho collaborato con lui, ma anche semplicemente sentire il suono di queste pietre. Con una tecnica specifica di vere carezze, queste pietre cominciano a cantare, hanno una voce, cioè è come se la pietra avesse veramente qualcosa da dire ed è un suono che viene dal centro della terra, un suono che non si può, spiegare, non si può imitare, è sempre diverso, è proprio un canto della natura. E quindi io faccio questi spettacoli in cui al centro dello spettacolo passo da una postazione di pianoforti, sintetizzatori e vado a suonare queste pietre e il mio collega che suona con me passa invece ai sintetizzatori dove ha sintetizzato dei suoni che si possono accostare a questi suoni magici, cosmici della pietra ed è veramente un momento mistico perché ci riporta a una concezione proprio primordiale della natura, non ai tecnicismi di uno strumento piuttosto che dell'elettronica, è proprio il canto della terra. Allora, c'è una cosa che io sono curiosa di chiederti da quando ti ho visto. C'è per te una specie di, come dire, playlist, uso un termine un po' pop, della felicità. Cioè,
4-5 pezzi che ti rendono sempre felice, che fanno di una giornata perfetta. Che bella domanda. Oltre a Schumann, che abbiamo capito essere la tua droga musicale. Sì, ma io a volte la felicità è una bella domanda veramente, perché spesso mi interrogo cosa può voler dire, quindi in che senso, cioè se serenità magari non è la stessa cosa, cioè alla ricerca di una giornata serena oppure una giornata in cui mi arricchisco di qualcosa e quindi sono felice per aver fatto questo percorso. Allora a volte se ho bisogno di una ricerca veramente mi avvicino alla musica più svariata. Io sono in realtà molto appassionata di tutti i tipi di musica, studio talmente tante ore al giorno che non ascolto musica classica. No, perché non ce la faccio, perché poi io e anche ovviamente i miei colleghi sicuramente siamo talmente abituati ad ascoltare con un ascolto morboso anche, estremamente attento, che veramente rilassarsi ascoltando, che ne so, un quartetto, una sinfonia. Ma chi lo sta suonando? Ah, ma questa è l'incisione di quale anno? Ma era quella del 60? Sì, così. Oppure, ne so, cioè, subito. Lavori, segui. Quindi, in realtà, io personalmente non mi rilasso molto facilmente ascoltando musica classica, perché ascolto, seguo il contrappunto, penso. Però, certo che se c'è qualcosa di nuovo che mi incuriosisce, sono sempre felice di ascoltare. Ultimamente mi piace scoprire, sono appassionatissima di fado, oppure magari se faccio yoga o se comincio la giornata che ho bisogno di un po' di pace, con un atteggiamento di calma, se posso ascolto qualcosa che abbia un'intonazione 432 e quindi che ci riporti. Quindi ci sono moltissimi brani a questa intonazione, o anche semplicemente dei brani che sono ciclici o che però producono questo suono a cui non siamo abituati, cioè un'intonazione molto più bassa rispetto a quella dei suoni di tutti i giorni, che sarebbe 440. Quindi questo è quello che mi rende veramente calma e serena, è un'intonazione diversa, un po' più bassa, e secondo me vibra meglio con il nostro. Ma solo per capirci, tipo digeridù, sto cercando di capire una cosa così. No, sì, potrebbe anche essere digeridù, l'importante è che si sia creata un'intonazione più bassa, che può essere stata fatta proprio, anche il pianoforte si può intonare un'altra intonazione, bisogna fare un po' di lavoro, ma è proprio il diapason abbassato, quindi le vibrazioni dell'A di questo pianoforte sono circa 440, si potrebbero abbassare a 432 o anche ancora meno, pensiamo all'intonazione barocca, no? 415, 418 più o meno, le intonazioni delle orchestre barocche sono così, o erano anche ancora più basse, quindi in qualche modo siamo andati oltre, si è cresciuta molto con questa intonazione, ma secondo me ad alcuni, poi magari a qualcuno non piace, a me piace molto, mi calma molto, se non l'avete mai provato vi consiglio. Mettete 432 Hz su YouTube e scegliete qualcosa che vi piace e fate anche semplicemente una prova. Proviamo, certo. Valeria, noi stavolta proviamo. Stasera ci dobbiamo 432 Hz e da lì non ci muoviamo più. Non ci muoviamo più, ormai abbiamo scoperto. È molto interessante, molto interessante. Infatti io in questo progetto, e poi chiudiamo con queste delle pietre, non voglio esagerare, ma siccome abbiamo scoperto che queste pietre risuonano meglio accompagnate con questa vibrazione, quando postiamo questo spettacolo non solo a due pianoforti, ma ne ha addirittura tre, e un terzo è solo intonato a 432, per cui non solo si avvicina alle pietre, ma si possono anche sentire tutti gli intervalli dei quarti di tono, i microtoni che non esistono nella scala temperata del pianoforte, che come sapete è solo tono, semitono. Se invece si va in un'altra intonazione si possono scoprire degli intervalli che non siamo abituati a sentire. Abbiamo fatto questa lezione molto naturale, t'avrei voluto come maestra di pianoforte a scuola, che a quest'ora probabilmente l'avrei suonato un po' meglio di come lo so fare. Senti, tu suonerai tra poco anche in festival, in parte vabbè, come dicevamo lei suona in continuazione, ma c'è un festival pianistico internazionale qui in Italia, sì. Brescia e Bergamo, sì. Dove tu suonerai il 4 e il 5 di giugno. Prima Schumann, esatto. Che ci hai fatto sentire,
E adesso a questo punto saremo anche curiosi di conoscere un altro artista. Esatto, beh, questo è un festival importantissimo, non solo in Italia, ma è uno dei festival più importanti pianistici d'Europa. Sono contentissima di essere, sono già stata invitata, sono contenta di essere di nuovo artista di questo festival. Il concerto è dedicato a questi due grandi compositori, Schumann e Chopin, tra l'altro nati lo stesso anno, ma in qualche modo molto diversi, si ammiravano l'un l'altro ma con caratteristiche, con un linguaggio musicale diversissimo, certo romantici, estremamente espressivi, poetici, ma con due, così, con due stelle diverse. E li ho accostati in questo programma perché volevo anche omaggiare ancora una volta il ciclo delle Kindersene per ricordare questo mio ultimo album appena uscito, Home, per Warner Classics, e il grande ciclo dei 24 preludi di Chopin. È una grande challenge perché è un percorso musicale lungo, faticoso, che fatto per intero è veramente un viaggio introspettivo, forte, un viaggio musicale sia per chi suona che per chi ascolta, veramente impegnativo, forte, struggente, drammatico, felice, gioioso, le ha tutte, perché passa, sono 24 tonalità, maggiore, minore, maggiore, con il circolo delle quinte, quindi non so se sapete, sono ispirati ai 24 preludi e fughe di Chopin, ma Chopin di Bach, scusate, ma Chopin fa un lavoro per cui i preludi sono tutti collegati l'uno all'altro, perché sono una la tonalità minore del relativo maggiore e così via per il famoso circolo delle quinte. Quindi è un viaggio musicale senza soluzione di continuità. Non ve lo suono tutto perché sennò... Vabbè, sennò non ti veniamo a sentire. Esatto. Beh, sembra ovvio. Però a questo punto siamo curiosi. Però vi vorrei suonare due brevissimi preludi. Il numero 3, che è così fresco, è proprio in sol maggiore, quindi una tonalità luminosa, è anche detto il ruscello, quindi sentirete proprio una specie di scorrere dell'acqua, seguito dal famosissimo preludio in mi minore, che è proprio quello che sentì suonare da Kevin agli Angoni. Mi è venuto in mente il famoso Kevin di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi, a questo punto, Gloria Campaner, grazie. Suona. Però io mi domando, questa immersione in suoni magici, eterei, in una musica che sinceramente magari quando siamo entrati conoscevamo un po' meno di quanto la conosciamo dopo questa chiacchierata, la musica classica, il pianoforte e i suoni, ma se tu ascolti il metal, tipo, se ti capita, o la trap, che fai? Inorridisci, no? Ti diverti, come moltissimo. No, moltissimo, io in realtà, cioè, faccio un sacco di cose, ho una band di musica elettronica, ho fatto moltissime sperimentazioni, anche commissioni proprio musicali. Quando ero ragazzina ascoltavo solo Drum & Bass, appunto avevo questo comunque gruppo ska punk. No, io veramente la musica la apprezzo tutta, poi è ovvio che ognuno può avere dei gusti rispetto, però io penso che l'importante è, ecco, che comunque ci sia un messaggio positivo, ecco, a volte, non lo so, quando le esperienze che ho avuto per esempio nelle favelas brasiliane, lì c'è un problema, per esempio, lì tutti ascoltano questo funky carioca, che è una musica molto, molto aggressiva, quindi lì oltre a tantissimi problemi di estrema povertà e ovviamente di tutti i disagi che conosciamo, per esempio le telefoni a cielo aperto, quindi che feriscono e fanno ammalare proprio i bambini già da subito, perché è stato scoperto scientificamente che proprio ovviamente danneggia moltissimo il sistema cerebrale. Ma ecco, questa musica così aggressiva, in cui si raccontano cose tremende nei confronti delle madri, delle donne, appunto di criminalità, di droga, ecco, quello. Quando mi hanno spiegato che quella è la musica che ascoltano lì, ho capito che, ecco, questo forse è un messaggio che non apprezzerei, ma come per nessuno. Ecco, magari
Non ho niente contro il rap, ovviamente non ho nulla contro la musica che abbia dei messaggi o che abbia che parli anche, quindi abbia dei testi molto forti. Però l'importante è che sia un messaggio che può fare del bene e che anche se vuole criticare o comunque vuole essere ribelle o portare una ribellione, una protesta, che comunque lo faccia per il bene, questo sì. Io ho ancora una curiosità, poi magari ti lasciamo tranquilla, però mi chiedo perché il piano, che cos'ha agli occhi di un pianista il piano che gli altri strumenti non hanno? Perché di la verità, voi pianisti lo sapete che il piano è lo strumento forse sì. Ma sì, direi. Come dicevo, io in realtà non lo preferivo, adesso lo penso anch'io. Il piano non ha la capacità, per esempio, che hanno gli strumenti ad arco, di cambiare un suono, cioè di cominciare un suono e poi per esempio fare un crescendo o un diminuendo. Ecco, se ci pensate, il piano produce quel suono che poi può soltanto diminuire. Forte il piano che sia, non si può cambiare. Ovviamente con tanto lavoro, con dei tricks, si può aggiungere il pedale, che è il pedale di risonanza, quindi insomma arricchirlo di armonici o di pomeriggio, quindi si può fare tutto di più suonando, però di fatto ci sono dei limiti, quindi io ho sempre voluto cercare di imitare uno strumento ad arco, oppure la voce, oppure questi strumenti che hanno questa possibilità, però il pianoforte è certamente il principe, perché ha tutto, perché ha tutta l'orchestra, perché contiene tutti i suoni, tutte le estensioni di tutti gli strumenti, di tutta l'intera orchestra. Ma credo che però la cosa più importante da fare sin da bambini, cioè se si sceglie questo strumento bisogna ricordarsi che contiene tutti questi timbri e quindi immaginarseli fin da quando sei piccoli, immaginarsi in questo settore, ok, questo è lo suono di pianoforte, però in questo settore ci potrebbero essere contrabbassi, fagotti, tube, oppure violoncello, clarinetto basso, le viole, i violini. Se si comincia a pensare così si arricchisce il timbro proprio dell'espressione, cioè si fa una ricerca sul suono, perché non ci si può accontentare di quello che esce da lì, bisogna sempre immaginare qualcosa di nuovo. Quindi ascoltare gli altri strumenti è la lezione più importante per l'orchestra, cercare di imitarli e essere sicuri che stiamo suonando quello strumento che è più forte. Cioè, sicuramente quello che suona più forte, perché più forte del pianoforte non c'è niente. È vero, l'hai detto anche prima, sì. Deve sovrastare anche un'orchestra. Certo. Certo. Ovvio che poi non so, ci sono gli ottoni che sono molto più, però è una potenza sonora enorme se suonato al massimo full power che detto di un pianoforte suona strano, no? Full power, però rende bene l'energia che arriva, sì. Io devo dire che l'esercizio dell'ascolto è quello che viene fuori dopo questa chiacchierata, dopo aver ascoltato il pianoforte, il suono di questo strumento e anche le due parole, perché l'ascolto è fondamentale per apprezzare certa musica, per apprezzare le emozioni che arrivano e anche per vivere meglio in mezzo agli altri, ascoltare la musica e anche gli altri. Quindi direi di portarci anche questo come messaggio dopo questo incontro. Grazie. Con Gloria, a cui adesso dove devi andare domani? Cioè ora? Domani in Svizzera. Ah, vabbè. Vicino a Zurigo. Non è neanche tanto lontano. Per ora? No, non è neanche lontano. Poi... Vabbè, poi ho quest'anno è un anno molto impegnativo per me, ma sono onorata di questo, devo tornare a una lunga residenza in America, nel Festival di Marlboro, che è sicuramente forse il festival più importante al mondo per la musica da camera. Ho delle importanti tournée in arrivo in Giappone e in Asia, quindi sono grata insomma che la musica mi porta sempre ad esplorare. Però l'Italia t'aspetta e la sua casa nel bosco pure. Questo sia chiaro. Non vedo l'ora di andarci. Va bene, facciamo un applauso a Gloria Campanella. Un applauso veramente di cuore. Grazie a te. Allora, facciamo una piccola pausa, dobbiamo un aperitivo e poi torniamo perché ci sono gli altri due ospiti. Vi dico Levante e poi a seguire Viola, signore Rosso, sì, lo so.